Manuel Villescusa. Grazie. Dai, lo presentasse anche da sé. Bene, iniziamo questo ciclo, siamo in ritardo di circa un'oretta, per cui abbiamo 4 interventi e pensiamo di finire sicuramente entro mezzanotte. Inizia Manuel, seguirà poi gli interventi sulla parte chimica, l'intervento di Matteo, l'intervento di Nicoletta finale sull'uso ricreativo delle sostanze. Quindi lascio la parola a Manuel e niente, ho fatto il mio compito. Grazie. Buonasera a tutti. Sì, sono Manuel Villescusa, dirò un po' su di me, sono spagnolo, come forse notate del mio accento, vivo a Madrid e il mio campo di specializzazione è la ayahuasca. Ho dedicato la mia vita allo studio e alla pratica della ayahuasca come mezzo terapeutico e anche come mezzo semplice, al di là del terapeutico, no? Anche come ricerca di spiritualità o di sviluppo personale. Allora, il mondo dell'ayahuasca è molto vasto e qua ho visto che abbiamo iniziato le prime ponenze, hanno toccato molto il lato sociale degli enteogeni. Non sono venuto qui con una idea molto chiara di quello che vi comunicherò, ma le idee ci sono, per cui vediamo un po' per dove cosa succede. Vorrei iniziare con due filmati molto brevi per dare un'idea di quanto è esteso il mondo della ayahuasca e come si riceve in Occidente di maniere molto, molto diverse. Il primo video che vediamo è una cerimonia chiamata feitio, che vuole dire in portoghese come cerimonia del fare. Feitio è lo stesso verbo del fare. Sarebbe una traduzione, sarebbe fatanza, ma funziona. Ma è più nella storia del fare, no? Che queste persone del Santo Daime, che è già stato menzionato prima, questo culto sincretico che usa la ayahuasca come sacramento. Questa è la cerimonia di preparazione della ayahuasca. La preparazione si fa separatamente per le due componenti della ayahuasca. Gli uomini lavorano la liana, che è quella che contiene le betacarboline, l'armina, l'armalina, e la tagliano, la portano dalla floresta, la portano, la puliscono, grattano la corteccia e poi passano a quello che si chiama la patisao, che è la battitura. È una parte molto impressionante perché si fa sotto effetto della ayahuasca. Prima i battitori prendono la ayahuasca, poi prendono ste mazze di legno di 4-5 kg, proprio, sono dei mazzoni a mazza che mazzi, sono grandi, e cantano al ritmo durante delle ore. È parecchio coinvolgente. Ho avuto l'opportunità di partecipare in uno di questi rituali. Loro pensano che la stessa forza che mettono nella preparazione dell'ayahuasca si trasmette dentro della bevanda. Come l'intenzione? Sì, l'intenzione. Loro sono... è molto importante quello che pensi quando stai preparando la ayahuasca. Mentre gli uomini fanno quello, le donne si occupano della raigna, che è le foglie della pianta che contiene il DMT. Puliscono una a una, le donne hanno le loro canzoni per la foglia e gli uomini hanno le loro canzoni per la liana. Poi c'è il processo di alchemico, no? Di unire queste due forze in grandi, come si dice, calderoni, e a partire di lì inizia quello che è il processo di cucina, no? Cucinare la ayahuasca. Per cui vediamo prima questo qua, solo darmi. Sì, volevo spegnere la luce. Aspetta che volevo spegnere la luce. Che la qualità non sia.
c'è un padrino, che sono quelli che dirigono il lavoro, che guida il ritmo con una maraca. Quello che vedete sono delle liane che stanno essendo battute. Più avanti per vedere un'altra parte del video. Questa è la parte dove le donne stanno, credo che la parte dove le donne stanno pulendo le foglie, no? E questo è già il cucinato. Questi sono i calderoni dove viene cucinata. E questo è le canzoni che cantano mentre la cucina. Vedete uno che non fa niente, è stato peccato, probabilmente si riposa. Allora vi parlo un po' di quello che è il Santo Daime. Si può chiudere questo? Sì. Chiuderlo solo. No, il... Togli un po' il rumore. Allora, la ayahuasca è originariamente, no, è delle tribù amazzoniche, si trova in una gran molteplicità di tribù, c'hanno tantissime nome per la pianta, Natem, Yahé, ogni tribù ha il suo nome e la sua tradizione. La base, normalmente questa liana, che contiene delle armina e armalina, betacarboline, che fanno che il DMT sia attivo nel cervello. Prima si dà molta importanza al DMT, no? Che sono le piante, la Psicotria viridis per esempio, o la Diplopteris cabrerana, sono degli arbusti con dei fogli contenendo DMT, e le prime investigazioni sulla ayahuasca mettevano molto l'enfasi su come gli indiani avevano trovato questo processo, per cui la liana permetteva che il DMT nel contenuto nella foglia fosse attivo, perché se prendiamo DMT solo oralmente abbiamo questa enzima che lo distrugge, invece le betacarboline contenute nella liana inibiscono questa enzima, la monoaminoxidase, l'inibiscono e permettono che il DMT attraversi la barriera del sangue al cervello. Ultimamente si vede che non è poi tanto il DMT quello che è importante, gli indiani sempre hanno detto quello, che la forza
della ayahuasca, nella stessa ayahuasca, nella liana, che loro mettono quelle foglie per dare un po' più di colore alle loro visioni, un po' più di, ma che veramente dov'è il potere è nella liana. E nella mia esperienza è così, io ho partecipato in rituali dove si prende solo la decozione della liana e senza niente di DMT con la foglia, e l'effetto è quello, l'effetto che arriva, la forza che arriva è quella caratteristica dell'ayahuasca. Per cui adesso si sta cambiando la maniera di capirla e vedendo che i sciamani amazzonici avevano ragione in quel senso lì, quello che è importante è la liana. In termini chimici, quello sarebbe, quello che è importante sono le betacarboline, no? L'armina, l'armalina. Sono delle sostanze che hanno un effetto sul sistema serotoninergico, allora si assomiglia molto a quello che fanno gli antidepressivi, no? Anzi, ci sono stati antidepressivi che usavano lo stesso principio. Quello si può vedere nella pratica, dopo bere ayahuasca le giornate dopo, la settimana dopo, si tende ad avere una tonalità emozionale molto positiva. È per quello che si può usare anche in psicoterapia, no? C'ha un effetto antidepressivo molto, molto chiaro. La mia esperienza iniziò lavorando con drogodipendenti, con eroinomani, cocainomani, alcolisti. Allora era un progetto pilota di una clinica in Barcellona, in Spagna, che portava gli utenti più coriacei, quelli che avevano fallito tante volte, li portava nella giungla per un periodo di parecchi mesi. Il trattamento era stare lì nella giungla e a mille miglia di qualsiasi spacciatore, per cui era astinenza forzata, e prendendo ayahuasca settimanalmente. E quelle prese di ayahuasca erano dentro dell'ambito del Santo Daime, di queste che abbiamo visto qui, è una chiesa sincretica brasiliana, le origini sono all'inizio del secolo, del XX secolo, con i raccoglitori di caucciù, no? I seringueiros, che entrarono in contatto con gli indiani quando raccoglievano il caucciù e impararono a usare l'ayahuasca. Loro, i daimisti, presero dell'ayahuasca, la mescolarono con le cerimonie cristiane, no? Cantano alla Vergine, cantano a Gesù Cristo, e si allontanarono di quello che ci parlava Martin prima, che è l'aspetto di magia, no? Di magia nera o magia bianca. E i sciamani amazzonici usano il potere dell'ayahuasca come un potere qualsiasi. Prima diceva magia bianca, magia nera, è come se prendi un coltello e dici coltello buono, coltello cattivo, no? E non c'ha molto senso, l'ayahuasca è un potere, si può usare tanto per curare come anche per fare del male, no? I daimisti hanno preso questa idea cristiana, diciamo, di andare verso la luce e di rinnegare del demonio e delle forze oscure, e il loro lavoro è devozionale, no? Loro prendono ayahuasca, che chiamano daime, per entrare in contatto con gli spiriti superiori, gli angeli, i santi, vanno tutti vestiti di bianco e